Seconda parte del nostro telegiornale, torniamo a parlare di un argomento che abbiamo già affrontato in diverse occasioni qui nel nostro TG, perché riguarda il territorio, riguarda l'economia, riguarda la cultura e la società della nostra regione, che è il mondo del vino. In modo particolare parliamo di Barolo oggi, Barolo e poi per estensione un po' i grandi vini di Langa, come si dice, e prendo spunto da un'iniziativa che si terrà all'OGR il 16 e il 23 febbraio, due domeniche dalle 16, che si intitola Il Barolo si snoda a Torino, quindi il Barolo arriva in visita in un luogo dove Torino, la città dove sicuramente c'è un grande collegamento tra Barolo e Torino. A partire dalle 16, vi dicevo all'OGR, sette produttori per domenica, quindi sette produttori una domenica, sette produttori un'altra domenica, incontreranno il pubblico, racconteranno anche la loro storia, la storia della propria azienda, il loro modo di essere produttori e poi ci sarà naturalmente la degustazione dei vini. Accanto a me, a proposito di Barolo, c'è il vicepresidente di Strada del Barolo che è Mauro Daniele. Benvenuto. Grazie, Strada del Barolo è il buongiorno. soggetto che organizza insieme al GR appunto questo evento. E barolisti si dice, giusto, per i produttori di Assolutamente, Barolo. assolutamente corretto. Il barolista non è uno che beve tanto No. Barolo, ma è tendenzialmente uno che produce Barolo. Che produce Barolo. E invece La la Strada del Barolo che cos'è? Strada del Barolo è un'associazione nata nel 2006, che include ovviamente per la maggior parte produttori di Barolo, ma che ha al suo interno anche ristoratori, enotecari, albergatori, quindi tutto quello che fa accoglienza nella zona del Barolo. E lo scopo è proprio quello di attrarre turismo in questa zona molto, molto particolare e attualmente molto gettonata. Indubbiamente, anche perché è un po' un punto di riferimento, anche girando soltanto per l'Italia, quando dici ah, tu vieni dal Piemonte, è il Barolo. Per qualunque produttore di vino si guarda al Barolo un po' come no, fine da raggiungere, anche non soltanto per il vino, che naturalmente ogni territorio ha un proprio vino, ma come percorso di conoscenza, di notorietà. Ma c'è ancora lavoro da fare. Certo, assolutamente. Noi abbiamo ottenuto, credo, e dico noi perché comunque ho una certa età e ho ormai 36 vendemmie, quindi insomma, un po' di esperienza c'è, ma i grandi produttori della zona e più di 50 anni che lavorano per questo fine e oggi hanno ottenuto sicuramente dei risultati molto molto importanti. Il Barolo a ragion veduta è incluso nei grandi vini del mondo e soprattutto in Italia è probabilmente il vino più famoso italiano nel mondo. Sicuramente ci sono altri vini, dal Brunello all'Amarone, Certo. ma quando si parla di Barolo c'è quel qualcosa in più che fa scattare un immaginario collettivo molto più affascinante, Sì. diciamo. Soprattutto legato alla sua storia, che è legata alla nobiltà e al regno sabaudo e quindi strettamente collegata anche a Torino, insomma. Certo. Ecco, quindi ha una notorietà, però, si diceva anche prima dell'intervista, una notorietà che però va ancora spiegata bene, perché magari il nome Barolo è noto, ma a volte, soprattutto all'estero, ma timo, in alcuni casi anche in Italia, non si sa neanche bene da dove arrivi poi realmente. Assolutamente sì, il Barolo sicuramente come parola è una delle parole italiane conosciute nel mondo. Già collegare il termine Barolo a quello che è il vino, quindi saper Sì. esprimere con questo concetto cos'è un vino, diventa un pochino più difficile. Se poi andiamo a collocare la regione d'origine, quindi la zona di provenienza, questo diventa problematico perché non solo dall'altra parte degli oceani, ma molto spesso quando si arriva anche solo nel nord Europa, bisogna già riuscire a far capire che questa è una zona a sud del Piemonte e il Piemonte è una regione a nord dell'Italia, quindi non è esattamente vicino Naturalmente. a Roma, anche se molto spesso le distanze sono relative, però spiegare che siamo a 600 km a nord da Roma e siamo tra Monte Carlo e Certo, Venezia, certo. serve a collocare un pochino di più la zona geografica, È ancora insomma. più difficile poi spiegare perché il Barolo è così, ha queste caratteristiche così particolari, che Barolo in realtà è il nome di un paese, ma rappresenta un territorio, Certo, come si è detto, con altri comuni. assolutamente sì, questo diventa ancora più ostico, anche Certo. perché tutti si aspettano comunque
un vino con certe caratteristiche. Spesso chi è abituato a bere grandi vini magari beve Cabernet, beve dei Merlot, beve Syrah, quindi dei vini che hanno comunque assolutamente una grande valenza, ma sono qualcosa di diverso. Il Barolo è un vino decisamente molto particolare che ha dei caratteri a livello olfattivo, prima di tutto, ma poi anche gustativo, che ne fanno un qualcosa che ti lascia perlomeno stupito la prima Certo. volta. Poi, mano a mano che diventi Lo conosci, conoscitore del certo. vino, diventa poi uno di quei vini che probabilmente va a sostituire anche gli altri che abbiamo nominati prima. Bisogna avvicinarsi con cautela, insomma. Bisogna conoscerlo come E in generale. conoscerlo molto bene, Come in poi. generale, diciamo sempre nel mondo del vino, ne parliamo anche qui al telegiornale perché, come si diceva prima, è un fattore veramente sociale, culturale ed economico, ma come ogni cosa va saputa Certo, usare nel modo migliore e goderne nel assolutamente, modo migliore. Questo assolutamente. so che soprattutto il Barolo da sempre si fa fautore di questo, no? Principio di Certo. attenzione anche nei confronti della salute, naturalmente, e dell'attenzione verso tutti. Ecco, arriviamo però alla manifestazione. Innanzitutto, com'è andata l'annata questa? Cioè, in realtà, ricordiamo, quando diciamo annata è un po' complicato perché il Barolo non è che vuol dire che tu fai la vendemmia e poi l'anno dopo lo Non bevi. è così Non è così, semplice, ricordiamolo. ne parleremo praticamente tra 4 anni. Comunque la vendemmia 2019 è stata sicuramente una vendemmia molto molto buona. Io non mi sbilancio mai più di tanto perché come produttore so che il risultato finale ce l'ho appunto tra Certo. 4 anni, per cui le incognite sono ancora parecchie. L'uva era sicuramente atta a produrre un vino di alto lignaggio, quindi speriamo di non rovinare Beh, in realtà, appunto, proprio questo spieghiamolo sempre, appunto, proprio perché per disciplinare, cioè Certo, la legge in la pratica. legge ci impone di avere un affinamento in cantina di 38 mesi a partire dal 1º novembre successivo alla vendemmia, alla data di vendemmia, per cui ne riparliamo nel 2023, insomma. Quindi sarà, ecco perché c'è un lungo lavoro ed ecco perché appunto i produttori devono stare così attenti ed è anche perché sono così prudenti. Arriviamo alla manifestazione qui Certo. a Torino e l'ho accennata prima, il Barolo si sono andato a Torino, all'OGR il 16 e 23 febbraio, quindi il Barolo in parte l'ha già accennato, ritorna a Torino, c'è sempre stato, ecco, insomma nei principali ristoranti della città, anzi speriamo sempre più in tutti i Sì, ristoranti della città e non soltanto nei principali, assolutamente. è giusto che ci sia Barolo, così come è giusto che ci siano i vini piemontesi, così la bellezza dei turisti che arrivano e Certo. possano bere piemontese se sono in Piemonte, ecco. È comunque la prima grande città con un buon flusso turistico che può essere raggiunta, quindi insomma è assolutamente una buona vetrina da questo punto di vista. Naturalmente, quindi, e qui c'è appunto tutta la storia che si racconta che storia in realtà attestata, non è soltanto che si racconta, dove i Savoia hanno saputo fare veramente la storia di questo vino e la notorietà di questo vino in giro per il mondo. Quindi si torna a Torino in una struttura come quella dell'OGR, che anche questa è una struttura storica per Torino, un po' più. Assolutamente, ed è stato oggetto di un grandissimo lavoro di ristrutturazione. Oggi è uno Si può che se no usciamo fuori dalla. Ok, è uno dall'inquadratura. spazio, è uno spazio assolutamente molto godibile, molto piacevole e che secondo me è anche molto adatto al tipo di manifestazione che si va a fare, per cui è una manifestazione divisa appunto su 2 domeniche, ogni domenica sono 7 produttori che portano esclusivamente Nebbiolo, per cui si andrà da un Lange Nebbiolo, diciamo più facile, più fruibile, a magari diverse annate di Baroli e qualcuno dei produttori magari ha anche una bollicina a base Nebbiolo, per cui Si potrà si assaggiare, quindi. potranno Prima assaggiare cose molto interessanti e particolari qui. c'è questa chiacchierata che dicevamo dove i produttori si raccontano perché c'è molta curiosità nel mondo del vino, diciamo, Barolo un po' come modello per molti vini italiani, ma c'è proprio grande curiosità non soltanto per il prodotto vino, ma anche per i produttori, per la storia, la tradizione familiare dove Certo, c'è, o anche per l'innovazione, la tecnologia nuova. sicuramente l'area del Barolo ha da questo punto di vista tantissime cose da offrire perché ci sono i produttori storici, le grandi aziende ultracentenarie, quindi con una lunga storia alle spalle. E poi ci sono invece tantissimi piccoli produttori, magari anche giovani, che sono nati negli ultimi 15-20 anni. Per cui c'è veramente un grande fermento nella zona. Si passa ovviamente a interpretazioni un po' diverse, molto personali, molto legate
anche al tipo di cultura che ha portato un produttore ad investire in questa zona. E quindi si passa dal Barolo classico fatto in botte grande a interpretazioni magari un pochino più moderne, fatte in un legno un pochino più piccolo, ma sempre tenendo d'occhio quello che è il legame con il territorio e il vigneto, che sono due caratteri imprescindibili del vino Barolo. C'è una cosa interessante, siamo quasi in chiusura, ma una cosa interessante va detta: questa è la seconda edizione di questa manifestazione, ma anche ad altre manifestazioni del vino, penso a Vinum, penso anche a Vinitaly, e quindi andiamo fuori territorio, ma dove si parla di vino, comunque ci sono anche molti giovani. In questa occasione, l'anno scorso, c'erano davvero molti giovani attenti a parlare con i produttori, a cercare di capire, questo credo che sia un bel segnale, no? Assolutamente sì, mai come oggi i giovani sono interessati al bere bene. È vero che si parla sempre più di alcolismo, lo sballo del sabato sera è diventato... Che sicuramente non è col Barolo, però. Assolutamente, molto legato all'alcol, ma sì, pensiamo che l'alcol è una cosa molto diversa da quello che è un grande vino, per cui degustare un grande vino è sempre sintomo di cultura, non è mai legato a qualcosa di negativo, ma sempre a qualcosa di positivo. Quindi insomma questo è un bel messaggio che arriva dal Barolo, e sicuramente i grandi vini d'Italia in generale è bene che si uniscano in questo messaggio, che fa capire chiaramente quali sono i veri problemi che stanno da altre parti. Una cosa importante, diciamo, anche per la nostra economia, quindi ricordiamo ancora il Barolo Sesonale a Torino all'OGR dal 16 al 20, il 16 febbraio e il 23 febbraio a partire dalle 16 con i produttori, e così potrete conoscere. Andate sul sito per avere ulteriori informazioni più dettagliate. Un saluto quindi a Mauro Daniele, vicepresidente di Strada del Barolo, e un saluto a tutti i barolisti. Assolutamente, riferisco. Del nostro territorio, ci fa sempre piacere, perché poi attraverso il Barolo però si porta in giro l'immagine del Piemonte e anche degli altri vini, anche del nord del Piemonte e anche del Monferrato. Ci sono tutta una serie di altri vini piemontesi che stanno riscuotendo un grandissimo successo, trainati appunto dal Barolo. Infatti, e questo dovrebbe essere veramente l'augurio maggiore per il nostro Piemonte. Grazie nuovamente a Mauro Daniele e grazie per averci seguito. Grazie a voi. Thank you.